quale ha contribuito anch'io nel mio piccolo, intervenendo sulle memorie difensive, perché si trattava di un procedimento in cui due ragazzi di Latina si sono sposati in Olanda e poi sono venuti in Italia a chiedere la trascrizione del matrimonio. Vi risparmio i profili giuridici, ma vorrei proprio focalizzare su questo punto con un concetto molto semplice. Due ragazzi si amano, vanno all'estero perché in Italia non possono vedersi riconosciuta il loro legame affettivo, d'amore, e poi tornano perché è qui che vogliono stare e chiedono che questo legame sia riconosciuto, e lo fanno con un procedimento giudiziario che è durato 8 anni, perché è iniziato nel 2004. Una battaglia che ha portato a una sentenza che dice, che nega la trascrizione, ma che fa il punto della situazione su quelli che sono i diritti delle persone omosessuali e delle coppie, traendo spunto da due decisioni precedenti, che sono: uno, la famosa 138, che è la sentenza del 15 aprile 2010, quella che è il prodotto del programma di affermazione civile, e il secondo, la campagna di affermazione civile, e se la seconda è la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sempre del 2010. Il 2010 è stato un grande anno, povero per l'Italia, ma insomma dal punto di vista dei diritti in Europa e anche dal punto di vista costituzionale. Primo, il diritto fondamentale, come dice la Corte Costituzionale, di vivere liberamente la vita di coppia, una condizione di coppia. Questo cosa significa? Beh, sono tantissime le implicazioni di questa affermazione. Primo, che i vigili non ti possono arrestare se ti baci col tuo ragazzo in un locale, come è accaduto a Viareggio nel 2010. Secondo, che si può andare in giro tenendosi per mano senza rischiare di essere linciati o insultati o picchiati. È un esercizio di libertà. E forse questo che era triste un po' sentire ancora i resoconti di taluni dibattiti pubblici, no? Come quelli che ha magistralmente descritto il professor Dolcini. Ma veramente la gente non capisce che esiste una cosa che si chiama libertà di essere se stessi? Cioè, il fatto che ci sia solo una minoranza che non riesce a esercitare questo diritto significa che l'intera società è pregiudicata nel suo sviluppo verso un senso maggiore di civiltà. Ieri